Voglio sapere se riconoscere questo ragazzino che parla. Soon we were playing football, but we were not enjoying because people were many in the field, but we could not play very well. But here we just play 5-5 each team that you may touch ball anytime. È lui! È lui! Come stai? Bene, te? Come stai? Come stai? Bene. Butta! Prendi quello lì! Ho preso un tosto. Grazie. Perfetto, possiamo ufficialmente cominciare questa settimana da rockstar. Let's go! Eccolo! E siamo arrivati! Preso! Sono partito di casa a 18 anni, ho fatto la quinta quando ero già in Sicilia a giocare, a fare il professionista. In Sicilia? Sì. Tu puoi giocare e fare l'università allo stesso tempo. Si può fare. Magari, che ne so, finisci l'università in 5 anni piuttosto che in 3. Ci metti più tempo, però ti costruisci una cosa alternativa per il futuro. Non scegli. C'è chi lo fa, chi non lo fa. Ma quando sei andato in Sicilia, com'è stato cambiare? Bellissimo. Quando vai via da casa a 18 anni? Bellissimo. Se vivi da solo, devi imparare a fare tutte le cose, però passi da vivere 18 anni con mamma e papà a andare da solo. È come se diventi grande, no? Siamo tirati col tempo, andiamo al palazzetto. Siccome siamo in piena emergenza, fra Covid, infortuni, giocatori, allenatori che mancano, Giamma si allenerà con noi. Sei teso? No, per niente. Bugia. Stai che grande addosso. No. Sai che ti faccio il culo, vero? È impossibile, dobbiamo giocare uno contro uno per vedere. Ti massacro. Quindi adesso andiamo all'allenamento e domani vi raccontiamo, no? Domani vi raccontiamo. Ci vediamo al palazzetto. Ma non ci credo che non riesci a uscire d'accesso. Metti dentro le dita dentro il cerchio e tira verso di te. Qua? Sì. Qua è impossibile. Ma come? Come? Ma che cazzo? Eccolo, tira verso di te. Ma vaffanculo. Mezz'ora chiuso l'accesso. Ti muovi? Adesso in macchina facciamo le regole per l'allenamento, ok? Va bene, facciamo queste regole, diciamo. Tutto dentro. Facciamo il regolamento per l'allenamento. Qual è la prima regola? La prima regola è che al lavoro non si scherza. Ogni volta che c'è compagno libero, passare. Se sei libero, tira. Se si fa un errore, si alza la mano. Alza la mano e si dice scusa. C'è sempre massima umiltà. 100%. Però mai paura. Ah. Mai. Perché ricordati, paura e soldi mai avuti. Difesa, prima cosa. Se difendi, puoi stare in campo anche se sbagli tutti i tiri. Ma se non difendi, fuori. Fuori a sedere. Atteggiamento. Vamos. Sei carico? Sempre. Lo sai che ti apro il culo a metà, vero? No, è impossibile. Ehi! Eccolo qua, dai! Vai, Giamma! Bravo! È stato buono. Già si è allenato bene oggi. Hai sbagliato qualche tiro,
qualche tiro sbagliato. 1-2, però sempre le pure giuste. Sempre extra pass, che quando fai il playmaker è importante passare la palla sempre all'uomo libero e non forzare i tiri. In difesa è stato solido, come quindi sempre. Hai fatto una bella penetrazione di sinistro, però purtroppo è uscito il tiro. Però bisogna, devo dire che un bel 7.5. Oscar, ma dimmi Oscar, se sei un uomo! Cenetta fuori, facciamo! Giavo, cenetta fuori, andiamocene fuori! Facciamo la bella vita, Giavo! Facciamo la fast life! Primo giorno che sei qua, cena fuori con la squadra! Direzione Hamburgerazzo Milano! Perché Giavo non vuole mangiare sushi! Giavo non mangia sushi! Porto nella City, Giavo. Ti piace la City? Due crispy smoked burger, single double. Double? No. Double. Anch'io double. Giavo. 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 25 euro due hamburger grossi così. La prossima volta me li faccio a casa. Ora che letto che ti ho preparato. Perfetto. Perfetto. Adesso andiamo a dormire, che domani abbiamo un sacco di cose da fare, un sacco di cose da raccontare e soprattutto devo trovare un barbiere. My brother, buonanotte. Buonanotte, Tony. A domani. A domani. What's up? Wake up. Strapazzate con marmellata. Questa si è vita, fratello! Dall'età di 18 anni ho avuto la fortuna di avere due soldini in tasca e quasi sempre li ho usati per viaggiare. Ho avuto la fortuna di girare tanto, ho viaggiato negli Stati Uniti, ho visto le Hawaii, ho visto l'Asia, ho girato l'Europa, ma probabilmente il viaggio che davvero mi ha cambiato la vita è stato quello che ho fatto nel 2012 con Bruno Cerella quando siamo partiti per Nairobi. Siamo arrivati a Madare nel 2012, a luglio. Subito siamo rimasti colpiti da questo posto incredibile. 250-300 mila abitanti, uno sopra l'altro, in questa città dentro la città di Nairobi. E Javan, come tanti ragazzini, è nato e cresciuto lì. Ma a differenza di tanti di loro, che nascono, crescono e non escono mai da Madare, lui, grazie allo sport, grazie al basket e grazie a Slam Dunk, ha avuto la possibilità di uscire da lì. E oggi è in Italia e vive la sua esperienza di vita, di sport, a Torino, in una famiglia bellissima e sta facendo davvero un'esperienza che gli sta cambiando e gli cambierà la vita. Crescere a Madare ha i suoi vantaggi. Prima di tutto puoi essere autonomo, diciamo, impari a fare le cose da solo, senza chiedere sempre ai genitori, perché tanti di loro non ci sono quasi mai. Ma è per questo che si cresce in fretta, si diventa adulti quando sei ancora un bambino, quindi non lo so se è un dato positivo o negativo, ma io penso che è un po' positivo, ma qualche volta poi non va bene, perché prendi decisioni che non devi prendere, forse ti rovina il suo percorso di vita. La cosa negativa di vivere lì, beh, è che l'ambiente non ti favorisce. Diciamo quasi tutti i giorni c'è pericolo, non sai quale, ma devi essere attento. Ragazzi giovani iniziano a usare droga, lasciando scuola, scappano di casa perché non vogliono fare quello che vogliono i genitori. Prendi le decisioni sbagliate, cominci a frequentare la gente che non ti servono. Poi un'altra cosa è che quando ti nasci, quando ti nasci lì, probabilmente muori lì perché non c'è possibilità. Puoi avere solo un po' di fortuna come me, se no rimani lì. Arrivati in M4, stamattina con Javan facciamo extra work. Look at my neck, right? I get that check right, I'm so blessed right, off of that jet pipe, off of that side, I'm in that new coupe, got a bin fire, I said what I said right, yeah, I get that check right, I'm so blessed right, off of that jet pipe, off of that, what's
Allora, picchierò laterale. Il difensore del lungo contiene, ti lascia prendere questo tiro. Io faccio il lungo, tu mi prendi il tempo. Vai. Abbiamo fatto allenamento, abbiamo fatto tutto, adesso dobbiamo cercare qualcosa da mangiare perché sono le 1:20 e l'allenamento è alle 3. Cosa meglio di un poke? Il poke, il cibo degli dèi. Sono arrivati. Chiamano Pio nella sua postazione al Palaborsani. Datemi il tempo di andare in infermeria. Sono dilaniato. Gli spettatori del vlog si meravigliano delle fasciature a pelle, ma noi vichinghi, che veniamo dalla Svezia, da lassù, i veri uomini, noi vichinghi ci facciamo a pelle. Come sapete voi, non siete mica vichinghi come me. Da qui e fin su. Ma vuoi che facciamo un po' di faccia plantare? Avrei bisogno. Ricordatevi sempre che quando vi dico che vado a massaggiarmi, non c'è niente di bello. È un massaggio di cui dimenticatevi i massaggi thailandesi, la musica di sottofondo. Qui c'è solo da soffrire. Giavo, stiamo qua fino a domani? Possiamo andare a casa? Se segni andiamo a casa. A casa. Che giornata è finita. Stanco, Giavo? Sono morto. Sei bello stanco. Capottato, ti vedo. Cosa ci dici per chiudere il vlog? Sono morto. Questa giornata di dopo allenamento. Adesso si torna a casa, si mangia, no Tommy? Sì, si mangia. Si fa cena alle 6 oggi. Si fa cena alle 6 oggi. Siamo talmente stanchi che si cena alle 6. Siamo arrivati alla fine del vlog. Cosa si dice alla fine del vlog? Se vi è piaciuto? Like. Subscribe. E subscribe. Se avete capito qualcosa, fate. Dai raga, spero che vi siate divertiti. Noi ci siamo divertiti, siamo anche un po' stanchi. Ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace se vi piacciono questi contenuti. Ciao Giovanello. Alla prossima. Alla prossima. Allora ragazzi, qualche settimana fa Javan ha raggiunto il suo picco massimo nel basket. Era l'under 19, no? Partita. Sotto di 2 a 5 secondi dalla fine, rimessa, ha fatto un canestro pazzesco. Voi che lo mettiamo nel vlog, vero? No. Sarebbe... allora come l'hai detto, bastardo. Guardiamolo. No. Ma la cosa più pazzesca è che voglio rivedere la fuga. Dove stai? Guarda la fuga. Al rallentatore, dove vai? E che diavolo dovevo fare? La fuga.